L'attività trasfusionale è un'attività che merita la compartecipazione di tante persone, ragion per cui quello che ho avuto di buono, se l'ho avuto, è il fatto che ho capito che dovevo essere accompagnato in un cammino che si dimostrava piuttosto periglioso, in questa strada che ha portato a un successo che credo non abbia dubbi. Da sempre il sangue è considerato linfa vitale e fin dall'antichità numerosi furono i tentativi per somministrarlo o addirittura trasfonderlo per trarne benefici nel trattamento di parecchie malattie. Trovata la chiave del successo, a Milano si costituì l'Associazione dei Volontari Donatori di Sangue, l'AVIS, e su questo esempio molte città italiane costituirono gruppi simili. A quel tempo la mentalità comune considerava la donazione di sangue come urgenza. Era inevitabile quindi correre all'ospedale per donare sangue quando ce n'era bisogno. Non c'era ancora l'idea della donazione come raccolta, immagazzinamento, scorta. Per questo non tutti i donatori facevano parte di gruppi organizzati, e nei piccoli paesi erano una rarità, in quanto la necessità di sangue era legata a strutture ospedaliere e i mezzi di comunicazione non permettevano rapidi spostamenti. Oggi a noi sembra una cosa scontata presentarsi al centro trasfusionale, donare sangue liberamente e nell'assoluto anonimato, come gesto di solidarietà verso l'altro che non si conosce. Non è sempre stato così. A Bussolengo i pochi donatori di sangue venivano chiamati in caso di urgenza dai medici dell'ospedale Orlandi, oppure accorrevano dopo aver sentito l'appello del parroco durante la messa. Tra i pionieri che più di 50 anni fa, con il loro esempio, hanno detto «si può fare», possiamo ricordare Cesare Pinali, Francesco Motta, Bruno Falconi, Zeffirino Tramonte, Giovanni Venturelli, Giovanni Girelli, Alessandro Girelli, Luigi Chiesa, Eugenio Zocca, Francesco Milani, Giovanni Checchini. Dato che il numero dei donatori era in continuo aumento, soprattutto tra i giovani, nella scia dell'entusiasmo cominciava a farsi largo l'esigenza di costituire un vero e proprio gruppo associativo. Questo desiderio trovò la sua concretizzazione nel 1962, quando avvenne l'incontro con il commentatore Antonio Gottardi, allora presidente provinciale, propulsore e animatore delle molte sezioni AVIS della provincia. Tra le prime esigenze c'erano quelle di disciplinare l'associazione e far confluire in essa i donatori, stilare uno statuto, reperire una sede adeguata e nominare un direttivo. Inoltre, nasce la vera e propria necessità di sottoporre ogni donatore ad esami clinici specifici. Il nascente gruppo trova la sua prima sede in Vicolo Cieco II, mantiene i contatti con l'ospedale e nell'ottobre 1962, alla prima assemblea, viene eletto il direttivo e scelto Cesare Pinali come primo presidente. La richiesta di sangue aumentava sempre di più e i pochi donatori non si perdettero d'animo, continuando ad offrire il loro sangue e pubblicizzando tra i conoscenti questa necessità.
Nel 1968, affiancato dalle madrine Carla Pinali e Maria Pia Vassanelli, venne inaugurato il primo labaro dell'Avis di Bussolengo. Da allora si sono succeduti alla direzione del gruppo vari presidenti: Cesare Pinali, Dino Udali, Norberto Masi, Walter Fior, Riccardo Fracaroli e l'attuale Germano Silvestri, i quali, coadiuvati dai direttivi che mai hanno perso vivacità, permettono lo sviluppo dell'attività cercando di portare la popolazione a coltivare una coscienza della donazione gratuita, costante e continuativa. Nel 1973 ci fu un momento particolarmente importante in cui il sindaco Primo Montanari decorava il labaro della sezione Avis di Bussolengo con la medaglia d'oro, quale riconoscimento dell'amministrazione comunale per l'opera altamente meritoria svolta in tanti anni di servizio alla collettività. Le buone relazioni che sono intercorse e intercorrono tutt'oggi tra presidenti e direttivi del gruppo e i primari del centro trasfusionale contribuiscono a tenere una fattiva collaborazione. Ecco ora alcuni interventi che rendono concreto e danno ragione di quanto nel corso degli anni è stato detto e fatto. Nel 78 scrive il dottor Canali e dice: caro Masi, sarebbe bene che tu entrassi nell'Avis Bussolengo, hanno appena rinnovato il direttivo, c'è stato un cambiamento, i giovani sono usciti, sono rientrati i vecchi, perché non entrare, non portare la tua esperienza, dare una collaborazione? Ecco, questo è l'inizio della mia collaborazione a questo che era ancora un consiglio però ristretto a non molte persone, 12-13, metà dell'Avis Bussolengo, metà del gruppo rionale di San Vito. E allora eravamo insieme nell'Avis comunale. La nascita dell'Avis Bussolengo è per testimonianza di alcune carte. Nel 1962 il gruppo vive un po' spontaneamente fino a quando nel 73 entra il gruppo dei giovani con Dino Udali, che poi sarà presidente, hanno aggiustato e messo un po' d'ordine l'associazione, però nel 79 lasciano il campo, ritorna Cesare Pinali. Si è riusciti a fare nel 68 la prima grande festa, abbiamo concorso di folla enorme, però poi se ne fecero altre due o tre. Arrivo io e dico: ma come mai? Allora dobbiamo cercare di farlo ogni anno. La festa annuale rinnova lo spirito che è in ogni donatore di solidarietà, lo fa svegliare se per caso è dormiente ed è una bella pubblicità per il paese. Inserzione sui giornali, manifesti, lo striscione. Avevamo il chiosco dell'Avis alla festa di San Valentino, oppure alla sagra di San Rocco, la mostra delle pesche e il gemellaggio, i primi gemellaggi con i tedeschi. L'Avis ha sempre avuto un buon rapporto con l'ospedale, con il comune, i vari sindaci che si sono succeduti e con l'assessore ai servizi sociali. Il centro trasfusionale ha avuto un medico responsabile dal 72, il dottor Canali, ha portato una ventata, una novità, una disponibilità, per cui il piccolo centro di raccolta diventò capoluogo di zona e questo favorì la pubblicità, la fecero i donatori stessi. Ogni occasione era buona per fare propaganda, per parlare agli adulti. Siamo entrati a un certo momento nella scuola. Questa è stata
la grande scoperta, poter parlare a dei ragazzi entusiasti che scoprivano un volontariato e la donazione come servizio etico. Non so quanto tutto questo abbia dato poi frutto. Certo, l'associazione è aumentata continuamente, questo è un miracolo. I donatori vanno volontariamente quando credono possono, eppure il miracolo è che ogni mattina al centro trasfusionale ci sono sempre stati, ci sono dalle 40, 50 fino alle 70 persone che vogliono donare. È il miracolo che è difficile spiegare, se non con il sentimento della disponibilità all'aiuto verso il prossimo che soffre. Il ruolo delle associazioni è un ruolo molto importante. Noi come medici possiamo portare la nostra attività come informazione scientifica, quindi la nostra esperienza, noi possiamo portare la nostra professionalità, però l'importante per noi è avere qualcuno che possa lavorare sul territorio. Però il ruolo delle associazioni è fondamentale. Fondamentale perché solo le associazioni che sono sul territorio possono fare incontri, organizzare conferenze, perché noi dobbiamo tra associazioni collaborare con le associazioni per promuovere il dono, ma anche per prevenire le malattie, perché per noi è importante che il donatore venga informato per essere tutelato nella salute, perché tutelando la salute vuol dire anche più sicurezza poi per i nostri pazienti. Noi cerchiamo di essere presenti nei vari incontri, nelle varie conferenze e anche nelle scuole, però cerchiamo sempre comunque di stimolare i ragazzi e portare loro quella che è la solidarietà, mentre alle medie superiori cerchiamo di portare il messaggio della prevenzione delle malattie infettive, dall'AIDS all'epatite eccetera, perché sappiamo che la vita di relazione nei ragazzi adesso è anche molto più vivace quella di un tempo. E anche perché i ragazzi dopo i 18 anni possono diventare donatori. E questo qua per noi è fondamentale per garantire il fabbisogno non solo del nostro dipartimento, dei nostri ospedali, ma quando possiamo di cercare anche di ridistribuire questa risorsa così importante anche in altre realtà. Dottor Canali, lei è quello che ha aperto un centro trasfusionale Bussolengo. Che cosa ci può dire del suo inizio, del come è nato questo servizio? Un servizio di questo tipo è un servizio altamente umano, ragion per cui se lo si sente nel cuore tutto può andar liscio e andar bene, se non lo si sente si fa per formalismo, allora il discorso cambia totalmente. Io sinceramente sono convinto di aver dato tutto quello che il mio cuore poteva dare. Non so se ho fatto bene o se ho fatto male, questo non spetta a me a dirlo, però la volontà di far bene, quella c'è sempre stata e sempre stata esuberante. Credo oggigiorno che la tecnica intenda sopperire all'affettività delle cose, ma non lo credo sufficiente. Se non c'è affetto, se non c'è amore, se non c'è spirito di collaborazione, non si fa niente nonostante le tecniche più avanzate. Il dottor Canali per noi è stato un maestro. Un insegnamento che lui ci ha sempre dato è che la donazione deve essere anonima, gratuita, volontaria, responsabile e consapevole, ma soprattutto lui diceva deve essere associata, perché la donazione associata è quella che dà la garanzia, la sicurezza trasfusionale.
diventato donatore in questi anni, diciamo, ero da poco arrivato come parroco a Cristo Risorto qui a Bussolengo ed è stata un'occasione bella perché c'era un gruppetto di giovani che ci stava pensando e allora sono andato con loro per diventare anch'io donatore assieme a loro. Ci pensavo da tanto tempo, ma non avevo mai trovato l'occasione precisa per fare questo gesto importante. E qui a Bussolengo, ecco, sono diventato donatore di sangue e sono proprio contento di essere donatore di sangue. Anzi, mi sento onorato di far parte di un'associazione di donatori di sangue. Possiamo affermare, dottoressa, che i 50 anni di storia dell'Avis di Bussolengo sono legati a stretto giro di posta con la storia dell'ospedale Orlandi? Servizio trasfusionale, ricordo che è nato nel 1973 sotto la direzione del dottor Canali, che è stato sicuramente la persona che, oltre a iniziare il lavoro di trasfusionista, è quello che ha dato proprio l'impulso alle nuove donazioni. E sicuramente il trasfusionale di Bussolengo è stato il gruppo che per primo è arrivato all'ospedale di Bussolengo. Loro sentivano l'ospedale di Bussolengo come il loro ospedale, quindi il fatto di avere un servizio trasfusionale per loro è stata una ricchezza. Prima del servizio trasfusionale i donatori venivano chiamati se c'era necessità. Allora la donazione era ben diversa, prima di tutto c'erano quantità diverse e spesso in quegli anni la donazione era diretta, da donatore a paziente, quindi era completamente diversa la cosa. Con un servizio trasfusionale hanno cominciato a fare la riserva delle unità di sangue. Bussolengo è stato il numero di donatori che per primi si sono avvicinati al servizio trasfusionale e hanno cominciato a donare con regolarità, non solo su chiamata, ma proprio con regolarità. Quindi, dottoressa, alla luce di quello che ci ha detto, com'è cambiata la donazione negli anni, sia come procedura che come coscienza donazionale nei donatori? La donazione negli anni è cambiata come ritmo, perché adesso si è più normati. Però la donazione anche è cambiato, il tipo di donazione. In quegli anni all'inizio veniva donato sangue intero e veniva trasfuso sangue intero. Negli anni, verso la fine degli anni 70, hanno cominciato a lavorare il sangue intero e quindi a trasfondere l'emocomponente necessario. Quindi quella che è l'unità di sangue intero viene scomposta nelle varie unità. Circa negli anni 85, più o meno, il trasfusionale di Bussolengo è stato autorizzato dalla regione per la donazione di plasma. È stato il primo servizio trasfusionale nel Veneto ad avere questa procedura ed essere autorizzato dalla regione per l'utilizzo di questa procedura. Non si parla più proprio di donazione di sangue intero, ma per il ricevente si tratta di donazione o di globuli rossi o di plasma o di piastrine. Odierna, come nel passato, è ancora quella di rendere sensibili le persone cercando di avvicinarle alla donazione di sangue. Ecco che a tale scopo l'Avis di Bussolengo promuove varie attività che nel corso dell'anno vedono impegnati tutti i componenti del direttivo realizzando attività ed interventi di vario genere sul territorio. Basta fornire alcuni dati per offrire un piccolo assaggio di quanto il gruppo fa. Nel 2011 sono state portate a termine ben 17 attività rivolte non solo ai donatori con la tradizionale festa del donatore, ma anche e soprattutto ai non donatori.
Per i bambini e i ragazzi sono stati fatti alcuni incontri direttamente nelle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, accostando 19 classi per un totale di circa 400 tra bambini e ragazzi. A loro sono stati consegnati anche dei kit scuola. Ci sono stati due interventi a livello diocesano, dove era presente il vescovo Monsignor Zenti con i giochi presso il seminario maggiore alla festa del pane e alla festa del passaggio. Solo in quest'ultima occasione abbiamo incontrato più di 2000 tra ragazzi, animatori e catechisti. Durante la manifestazione della Fiera di San Valentino, il gruppo Avis Bussolengo ha presenziato attraverso varie modalità, dal servizio alla corsa podistica all'esposizione della mongolfiera Avis, alla gestione di uno stand pubblicitario all'interno del palatenda. Per lo sport, l'Avis di Bussolengo è stata sponsor ufficiale del torneo Green Volley. Inoltre, ha svolto il suo servizio per la festa dello sport della scuola Beni Montresor, alla festa polisportiva della parrocchia di Cristo Risorto e alla gara podistica di San Crispino. È stato poi indetto il primo torneo calcio Avis Bussolengo, delle categorie allievi e pulcini, con premi per tutti. Nella solidarietà con altre associazioni si sono offerti servizi per la distribuzione delle colombe Admor e la maratona Teleton. Infine, ma non ultimo come sforzo, la stampa e la distribuzione di circa 8.000 calendari, tanto da raggiungere tutte le famiglie di Bussolengo e i donatori che fanno parte del gruppo ma risiedono fuori dal comune. Queste e tante altre iniziative sono stati i punti cardini della sensibilizzazione attuata fino ad oggi. Auspichiamo che tutto ciò continui anche per gli anni futuri. L'impegno è gravoso, ma carico di soddisfazioni. E le testimonianze che sentiremo fra poco danno la forza per continuare a dire che siamo sulla strada giusta. Nel 2011 l'Avis di Bussolengo si è aperta ai nuovi sistemi di comunicazione odierni ed è presente e attiva su Bussolengo Online, che è il punto di riferimento delle associazioni in Bussolengo. La commissione incaricata all'assegnazione di Bussolengo Premia all'unanimità ha deliberato di premiare per meriti sociali Avis, sezione comunale di Bussolengo. Invito il Presidente, fondata come sezione a Bussolengo nel 1962, festeggia quest'anno i 50 anni di attività. Conta attualmente 646 donatori attivi che nello scorso anno hanno donato circa 1250 sacche di prezioso sangue intero ed altre ancora di emoderivati. Il gruppo ha promosso varie attività in tutto il tessuto sociale locale, nelle scuole, nello sport, nella ricerca, nella comunicazione. La premiazione vuole sottolineare il ruolo gratuito della donazione come mezzo di condivisione delle sofferenze e dei bisogni del prossimo. Io ho salito sul treno della solidarietà ad una fermata. Prima o poi scenderò, e spero che il treno della solidarietà, quello vero, quella vera solidarietà,
prosegua per tutta l'eternità. Grazie di tutto e grazie ai donatori di sangue. E allora con grande soddisfazione che consegniamo questo San Valentino d'Oro, quale riconoscimento per tutta l'attività che il gruppo AVIS, il gruppo di volontariato, fa con la sua opera nella nostra comunità. E un ringraziamento particolare a tutti i soci, a tutti coloro che si impegnano, che si sono impegnati nel passato e che si impegneranno nel futuro, perché donare non è raccogliere dei soldi e poi dare in beneficenza, qui è donare qualcosa di se stessi per le altre persone. Grazie mille e sono molto contento di questo onorificenza che avete preso. Quest'anno facciamo 50 anni. Abbiamo pensato di esserci anche noi in questa fiera perché dobbiamo promuovere il dono del sangue. Il dono del sangue è una cosa che noi riteniamo indispensabile, che tutti dovrebbero fare, dovrebbe essere un dovere sociale. Bisognerebbe proprio che i giovani ci dessero la forza e la volontà di venire a donare. Vieni a darci una mano, vieni a donare al centro cittadinale. 50 anni. 50 anni non è un traguardo, è un punto di partenza. Serve unire le nostre forze per propagandare il dono del sangue agli altri. Lei è donatrice di sangue? Purtroppo no. Però posso dirti solo che l'ho ricevuto e ti dico, mi ha fatto un'impressione strana, perché sapendo cosa c'è dietro alle donazioni di sangue e le persone che donano, ti dico, mi ha commosso e mi ha fatto molto piacere, quello sì posso dirtelo. E non è successo molto tempo fa, tra l'altro, è stata una bella cosa per me e penso anche per chi l'ha donato. Quello sì. Bellissima testimonianza, grazie. Mi piacerebbe poter aiutare gli altri facendo così poco, andando a donare del sangue. È un gesto d'amore alla fine che si fa per qualcun altro. Magari è proprio un amore gratuito perché non sai neanche a chi va questo sangue che doni, anzi proprio su questo. Ricordo un episodio, qualche volta vado all'ospedale a trovare degli ammalati e una volta sono andato a una persona che aveva appena ricevuto del sangue e ho pensato, chissà, forse è il mio. Penso, allora in quel momento ho pensato proprio che questo è proprio un gesto bello e grande che si può fare. Ci avvicina a tutti, credenti e non credenti, ci avvicina a tutti a Gesù, che è stato il primo a donare il sangue per l'umanità. Io credo che a quel tempo non c'era, se ci fosse oggi anche Gesù sarebbe un donatore di sangue. Sangue, sangue, corre silente e fluido va là nelle vene di tutte le età. Rubino prezioso, denso di vita, dono d'amore, energia infinita. Nel corpo malato che soffre e che langue, c'è tanto bisogno ancora di sangue. Ed ecco lo scambio, l'intreccio d'amore fra l'ammalato e il suo donatore. Nessuno domanda ad avere pietà, è solo questione di solidarietà. E questa la senti, ti penetra il cuore, scatena la gioia, si chiama amore. Amore per tutti, per sani e malati, per quanti attendono d'essere salvati. E là, tra le gocce di sangue donato, c'è la speranza d'averci provato. Infine, un palpito nuovo, un grande sorriso per la gioia e il dolore che si è condiviso. Il grazie infinito che sgorga dal cuore sigilla in eterno quel gesto d'amore.